Ci siamo! Ce l'abbiamo fatta! Wow! Fa venire i brividi! Già! Non è magnifico! Potremmo cacciarci nei guai! Lo so! Chissà se il cervello è ancora là dentro. C'è solo un modo per scoprirlo. Su, avanti, andiamo a vedere. Arrivato! L'unica cosa che vedrete adesso sarà l'uscita di questo posto. Accidenti. Avete superato largamente i confini della terra del branco. Guarda, Becco di Banana ha paura. Te sono il signor Becco di Banana, spelacchiotto. E al momento direi che siamo tutti in grave pericolo. Pericolo? Ah. Il pericolo è il mio mestiere. Io rido in faccia al pericolo. Bene, 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 Banzai. Che cosa abbiamo qui? Non saprei, Shenzhen. Tu che ne dici, Ed? Sì, proprio quello che pensavo io. Un trio di trasgressori. Vi posso assicurare che siamo qui per sbaglio. Un semplice errore di rotta. No, dove vai? Aspetta. Io ti conosco. Tu sei il galoppino di Mufasa. Io, signora, sono il maggiordomo del re. E perciò tu saresti... il futuro re. Lo sai che cosa facciamo ai re che oltrepassano il loro regno? A me non potete fare proprio niente. Tecnicamente possono, siamo nel loro territorio. Ma Zazu, tu hai detto che le iene sono delle rognose, schifose, stupide bestiacce. Tizzo, non dire pustido. Chi hai chiamato pustido? Oh mio Dio, il sole sta calando, è ora di andare. Che fretta c'è? Saremmo molto felici di avervi per cena. Già, e poi vi assicuriamo che sarà un pranzo da re. Aspetta, senti questa. Potremmo mangiarci un felino di pasta, che ne dici? Cosa c'è? Ehi, abbiamo forse ordinato una cena a portar via. No, perché? Perché la cena sta andando via! L'abbiamo seminati? Penso di sì. Dov'è Zazu? Il piccolo maggiordomo pennuto è finito nella pentola a pressione. Oh no, nella pentola a pressione! Perché non ve la prendete con qualcuno più grande? Come te? Ups! Micio. No, tutto qui. Avanti, fallo ancora. Niente di male. È vero, siamo molto spiacenti. Se vi avvicinerete di nuovo a mio figlio. Oh, questo è tuo figlio. Oh, no. Tu lo sapevi? No, io non lo sapevo. No, e tu? Oh, certo che no. No, Ed. Addio. Papà, io... Hai disobbedito a tuo padre. Papà, mi dispiace. Andiamo a casa. Sei stato molto coraggioso.